Benvenuti nel mio store. Qui potete acquistare magliette a maniche corte, a maniche lunghe, personalizzati con i loghi che ho creato io di American Truck Euro Truck Simulator 2, immagini che ho creato con Gimp scattate ovviamente su American Truck Simulator, e potete anche acquistare una bellissima tazza. Questo è tutto, i prezzi sono modici, se acquisterete darete un ottimo contributo ai miei due canali YouTube e Twitch. Grazie mille e vi lascio a video. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del M84 Tourist Line. Siamo qui con appunto dei turisti, dobbiamo andare a Catania, siamo partiti da San Pietroburgo, dobbiamo andare a Catania e nulla, andiamo perché così i treni non ci rompono più i coglioni. Vai così. Allora, girate a destra più avanti. Sì, signora, lo so dove andare. C'è bisogno, me lo dice. Girate a destra. Fammi passare, va, Kamaz. Che poi l'hanno messo il Kamaz in Russia. Io non ci avevo neanche fatto caso. Io ho detto, vabbè, fammi passare Kamaz. Ma non credevo che nell'intelligenza artificiale ci fosse proprio i CAS. Questi sono uno dei nuovi veicoli che hanno introdotto nella 1.40 della sempre dritto. Sì, sì, lo so. Girate a destra. Ho visto, signora. Girate a destra. Vediamo se c'è qualcuno. L'ho presa giusta la curva invece. Ah ragazzi, io su questo video sto facendo anche così, diciamo, non bene, nel senso che ieri sera aveva febbre quasi a 38, allergie e cose varie. Oggi non è che sto meglio. Comunque, Peppino, che vogliamo fare? Occhio alla nebbia. Ecco la nebbia. Sempre dritto. Sì, sempre dritto però, signora. Con la nebbia non si vede. Mettiamoci a 73 chilometri orari, che ragazzi, ho scelto di acquistare una moto di Deadbeat prima di tutto perché bus non è che se ne vedono in giro, quelli che si ci sono, per non rischiare di far danni ai creatori di mod, perché la maggior parte 99,9% dei bus sono a pagamento, ma costano un occhio della testa, ovviamente 40-50 euro eccetera. Io il bus questo qui, Mercedes-Benz O403 di Deadbeat, lo trovate, metterò il link ovviamente in descrizione per l'acquisto, lo trovate a 10 euro, 9,90, che è un prezzo abbordabile. E l'ho preso soprattutto per completezza, perché avendo già la bus terminal sia di Euro Truck che American Truck di Deadbeat, che ricordo che è il proprietario della mod Passenger, cioè quella che all'inizio metteva
nelle varie aziende della mappa del gioco il carico dei passeggeri su un bus. Il bus ancora non credo che non aveva ancora il bus Deathbit, però poi l'ha creato nel tempo e ha creato anche la bus terminal, che all'inizio era gratuita, adesso è a pagamento, che lei costa 5 euro, sia su Eurotruck che American Truck, cioè 5 e 5, insomma con 20 euro vi portate a casa 3 mod fatte bene. E senza grossi problemi. Ovviamente gli aggiornamenti vi arriveranno gratuitamente. Insomma. Sempre dritto. Yavol, signora. Non ci possiamo lamentare, dai. Scusate il taglio, ragazzi, ho voluto controllare sempre che si stia registrando, perché a volte Shadowplay fa bruttissimi scherzi. Quando parte, parte ovviamente, quando parte la registrazione parte, però sai, alle volte si impalla e fa casino. Tenete la sinistra. Teniamo la sinistra, va bene. L'unico sound che non funziona è quando metti Tagikistan, che vedi non funziona. Vabbè, l'aggiornerà di sicuro. Al momento c'è solamente la patch per la 1.40, ma penso che farà, sistemerà un po' le cose. Tratto da aggiornerà anche la sua mod per gli altri stati per quanto riguarda la bus terminal di ATS, cioè American Truck Simulator. Settimana prossima, ragazzi, uscirà sia il nuovo camion del Renault, che proprio è presente. Non hanno deciso di non fare nessun stand, nessuna presentazione dal vivo, ma hanno deciso di fare la presentazione direttamente. Oh mamma mia. Direttamente nel gioco. Cioè proprio Eurotruck Simulator 2 per la prima volta vedrà la presentazione ufficiale di un camion. Infatti il Renault T 2021 sarà presentato ufficialmente dalla Renault direttamente nel gioco. È uno spettacolo. Il 6 uscirà aprile nel gioco. Da dove arriva? Non si sa. Ma i specchietti qua non si possono modificare, perché è proprio la luce che non gli arriva sul navigatore. Cioè, dammi il tempo di passare. Filastrocca. Non siamo passati in tempo, ragazzi. Altrimenti ci ritrovavamo in pericolo di vita. E non mi sembra il caso. Soprattutto per i passeggeri che trasportiamo. E va bene, e va bene. Ah, io per questo viaggio ho fatto un'unica timeline,
cioè un'unica miniatura con scritto le varie parti. Dobbiamo fermarci a 2900 km. Facciamo preciso, 2900. Quanta carburante c'ho? Voglio. Per 1325 km posso viaggiare, quindi hai voglia te. I passeggeri stanno bene, li vedo dal dallo specchietto. Ovviamente ragazzi, quando poi sistemerà il tutto Deadbeat con il programmino Skin Maker per appunto creare le mod skin per questo bus, ovviamente metterò la livrea, quella nostra ufficiale M84 Tourist Line. Sempre dritto. Diavolo. Ci facciamo solo una sulle strade, facciamo. Vabbè. Meglio, perché se così almeno vediamo posti interni che sono sempre belli da vedere. Ricordiamoci a 2009. Tenete la sinistra. Dobbiamo fermarci, cioè ci fermiamo. Scusate se non ho parlato pochissimo questo video, anzi forse ho parlato più del primo, ma ragazzi vi dico solo che c'ho le vertigini. Quindi prima finisco di registrare questo video, meglio è. Quindi arriviamo dove possiamo arrivare, al primo punto, ecco, di ristoro ci fermiamo. Ecco, proprio ho visto il parcheggio lì, dai, ci fermiamo là. Scusate ragazzi, non ce la faccio più. Comunque spero che vi sia piaciuto questo videozzo. Sempre dritto. E questa strada ci consente di fare la manovra per andare, perché qua non ci possiamo fermare, ci permette di andare a sinistra. Ah no? Girate a destra più avanti. No, io devo girare a sinistra, compa. Forse ci permette di tornare indietro, sì. Ite! Sei un coglione, sai. Ok, ci infiliamo qua dentro. Girate a sinistra. Nel parcheggio. Girate a sinistra. Oh, ne devo infilarmi qua, allora si scema. Ragazzi, da maggior tra quattro è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo, dove continuiamo il nostro bel viaggione fino a Catania. Niente, ci vediamo. Ciao a tutti, ovviamente trovate tutti i link in descrizione, tra cui quello per acquistare i bus di Deadbeat, quello per acquistare sia il terminal bus, la mod che ci permette di prendere i lavori da bus, cioè le persone,
ovviamente sia per Eurotrack che American Truck Simulator. Trova tutto in solo link, ok? Sullo store. Dai, ci vediamo. Ovviamente trovate anche in descrizione sia il secondo canale Magico 84 Plus, dove metto, dove porto tutte le live che faccio sul mio canale streaming. Lo trovate sempre il basso in descrizione. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.